Buongiorno a voi tutti, eccomi qui. Sono sempre un po' fremente per raccontarvi qualche anticipazione che seguo sempre e che ho il piacere di riportarvi. Questa volta è un'anticipazione anche un po' sorprendente perché riguarda un personaggio che non pensavamo certo, non pensavo almeno io certo, che potesse fare una cosa del genere di cui vi parlerò nel video precedente. Vi ho parlato di quanto accade alla povera Candela e la povera Saul perché vengono sequestrate e messe in un bordello dal marito di Saul, la quale sappiamo è stata legata a quest'uomo in tempi addietro. Quest'uomo non solo insomma, vuole i suoi diritti di marito, ma soprattutto quello che vuole è il denaro ed è il denaro di Severo, il fratello di Saul. Chiede un riscatto, altrimenti non le rivedranno mai più. Tramite un escamotage, tramite una ricerca, insomma, assidua, riescono a trovare le donne, sia Severo che Lucas, e a portarle via da questo bordello. Ma che cosa accade? Eliseo, ovviamente, li vede, li insegue, li minaccia con una pistola, ne nasce una colluttazione molto cruda, Severo, è il primo a lanciarsi, su Eliseo, ma viene, gettato via, insomma, ferito, e poi è la volta di Lucas. Lucas, viene malmenato fortemente da Eliseo. Insomma, la pistola, ha anche una pistola, Eliseo con cui li ha minacciati prima, dicendogli vi leverò tutti da questo mondo. E nella colluttazione questa pistola cade a terra un pochino in disparte, in lontananza. E durante la colluttazione tra Eliseo e Lucas sta avendo la peggio, Eliseo sta dando il colpo finale con un grosso bastone sulla sua testa, ma all'improvviso arriva uno sparo e Eliseo cade a terra morto. Chi ha sparato? Saul. Saul ha sparato questo colpo di pistola per difendere la sua vita e quella del suo amato. Vi lascio la clip alla fine di questo video, come al solito. È una scena molto cruenta e buon divertimento. ¿Cómo vais? Confieso que estoy al límite de mis fuerzas. Creo que deberíamos hacer un alto en el camino y acometer el último tramo después. No recuperaré el aliento hasta que nos he pasado de Eliseo. ¿Me llamabas, querida? Eliseo, vete por donde has venido. Eso quisierais. ¡Déjenos en paz de una maldita vez! ¡Ellas se quedan conmigo! Los hombres largo de aquí. ¡No se acabó, Eliseo! ¡Ya está bien! No saldrás bien parado de esta. ¿Ah, no? Ya estoy harto de ti. ¡Harto! Despídete de este mundo. ¡No lo voy a permitir! ¡Severo! ¡No! Oh, my God.